Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuti allo squero della Fondazione Cini, l'ex bottega dove si riparavano e si costruivano i battelli della Fondazione. Finalmente il microfono funziona. Dicevo, benvenuti allo squero della Fondazione Cini, l'ex laboratorio dove si riparavano i battelli dell'isola. Infatti qui dietro c'è ancora l'approdo dove i battelli salivano e scendevano. È una sala conferenze, ma anche uno studio televisivo, quindi facciamo questo per voi e facciamo questo anche per un pubblico che non è qui. E durante tutta la durata di Homo Faber abbiamo dei curatori, degli esperti, degli artisti, degli artigiani che vengono a raccontarci le loro storie su questa scena, le loro visioni, le loro esperienze, le loro intuizioni, i loro prodotti, quello che stanno facendo con le mani e con la mente e anche con il cuore. Oggi, durante la prossima ora, presenteremo in anteprima l'edizione inglese di un libro importante consacrato a un tema difficile e multiforme, che è quello del restauro e della conservazione di opere d'arte contemporanea. E lo so che quando si dice restauro di opere d'arte contemporanea suona un po' strano, quasi un ossimoro, ma come sono nuove già bisogna restaurarle. Poi butteremo questa battuta sul tavolo per Isabella, vediamo come reagisce più tardi, ma vogliamo discutere un po' di quello. Il libro è questo, che poi riceverete, alla fine ce ne sarà una copia per ciascuno da portare a casa. And we're going to speak both English and Italian during this session without translation, so sorry we're going to be switching from one to the other at some points. Il libro si chiama Artwork, è la traduzione inglese di un libro uscito nel 2015 da Marsiglio con il sostegno della Fondazione Coloni per i Mestieri d'Arte, e c'è un'altra fondazione che ne ha sostenuto la traduzione, la Michelangelo Foundation, basata a Ginevra, che è anche la fondazione dietro la creazione di Homo Faber e di tutta l'esposizione. Quindi vi do il benvenuto a nome delle due fondazioni, dell'editore, dell'autrice del libro Isabella Villafranca Soissons, che sentiremo esprimersi fra un attimo. And then we talk about conservation and restoration with other guests as well as with Isabella. We also want to talk about not only the book, but about the room, the conservation and restoration room here at Homo Faber, where some of the best art restorers and specialists in the world are actually restoring during these weeks sensible objects in front of the stream of visitors of the exhibition, and we're going to show some images as well. To start, however, I would like to invite the Secretary General of Michelangelo Foundation to tell us why the Foundation felt it was important to get this book translated into English and to lay the scene. Please welcome Barbara Aguirre-Triomphe. Thank you, Bruno. Welcome, everybody. I'm delighted to see you here today with us. Homo Faber, for those of you who may have just come directly to this conference, Homo Faber is the first major undertaking of the Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. The Michelangelo Foundation is a relatively new, international, not-for-profit organization based in Geneva, Switzerland. It has as its mission to promote, protect, and perpetuate fine craftsmanship, and it principally aims to do this by strengthening the ties between fine craftsmanship and the world of design. I'm telling all of this for a reason which you'll understand afterwards. The Michelangelo Foundation, it was created by Johann Rupert and Franco Coloni in 2015. Mr. Rupert is a South African businessman and the principal shareholder of the luxury group Richemont. Mr. Coloni is one of his longtime associates, somebody who was, among other things, president of Cartier International for many years. Also, 20 years ago, Mr. Coloni himself created a foundation, the Fondazione Coloni dei Mestieri d'Arte. It's based in Milan, and its purpose is to strengthen craftsmanship in Italy, to promote it, to protect it, and to make sure that it comes into the future. The relationship between these two men was such that Mr. Coloni also put at the service of the Michelangelo Foundation all of the knowledge gained in 20 years of work
of the Fondazione Coloni in Italy. This is an unusual model and one which is from which we have profited enormously, so that in the 3 years that we've been in existence, we can bring you this rather important exhibition of fine craftsmanship. And it's thanks to the Fondazione Coloni. Also, thanks to the Fondazione Coloni is a collection of work, intellectual work, regarding craftsmanship that they built with Marsilio Editori. And this relationship that they have created with Marsilio and the collection of books that they have created in Italian is something in and of itself rather unusual and quite precious. When I first walked into the offices of the Fondazione Coloni, prior to taking up my job as Secretary General, the first thing that I saw and was very impressed with was this collection of books. In Opera was one of them, and it was very easy. It was a very easy choice, only the second book that we've been able to translate into English. And that was an easy choice, first of all, because Open Care very kindly and with a lot of vision accepted our request to be a part of Homo Faber. If you haven't seen the Open Care exhibit, I'm sure you will. It's space number 15, called Restoring Arts Masters, and it's a very unique and inspiring exhibit in and of its own right. So it was easy to think that we would have a lot of international visitors, and we would want to have In Opera, the book we're about to discuss, translated into English for an international audience. It's also a work, and Bruno mentioned that it was sometimes a difficult subject. It's also a work that is very original. It's original because it explores the complex issues of restoration and conservation of contemporary art in a very thoughtful and thought-provoking way, but one which is very accessible. I think this is because Isabella did such an amazing job of capturing the voices of some of the most important people in the field today and presenting them in a way that was personal and gripping, provocative. So these are two of the reasons. Another thing that this book shows very, very easily and in an inspiring way is it shows the cultural, scientific, legal, economic, social, and even the philosophical aspects that are in and around the restoration, conservation of contemporary art. Seen through this lens, it's something extraordinary because it speaks, even those of us, myself included, who I'm not an art collector, I'm not an art restorer, but reading this book was one of the most interesting books I read. It talks a lot about the things that unite us. It also lets us look at a profession that is, to say the least, extremely understated. The profession of the restorer and the conserver is a profession that happens quietly. It happens where nobody sees it. And the artist gets the credit, and the restorer, who makes sure that this work, so carefully makes sure that this work survives, is perfectly happy not to take any credit, really. And this, for me, is in and of itself laudable and fascinating. So I don't want to take much more time, but I would like to tell you there were three very striking features that I found in common between the when I thought about the work of restoration and conservation and the work that we at the Michelangelo Foundation are trying to do. One of them is, an art restorer is not often looked at as an artisan, and yet they are very much master artisans. There are people who work with their head, obviously. You have to know a lot, and with their hands, your hands have to be functioning perfectly. But what I didn't know before reading this work, and what the lovely, our lovely work together with Isabella throughout the translation and throughout the bringing of the exhibit here to Homo Faber showed me, was that the successful
restorers of art are also very much working with their hearts, that they must love the work that they are doing, and they must love the work of art that they are working on. And this hand-heart-head connection is something that also the restorer is very much a master artisan. The second thing that they do is that they bring yesterday's treasures into the future for us. They make sure that what was created, whether it's in our contemporary world or whether it's hundreds of years old, they make sure it goes into the future. This is something that we are trying to do at the Michelangelo Foundation with fine craftsmanship itself. And the third thing is that they are dedicated to serving the intentions of individual artists, but for a greater collective good. And we at the foundation are also interested in bringing you individual people doing individual work, doing bespoke work, but it is very much for a greater good. So our hope with the English edition is that it will be read widely, it will be shared widely. We might think of other language editions as well, who knows, in the future, but mostly that we would like it to stimulate thinking and collaboration. The Michelangelo Foundation is very distinctively a collaborative organization, and we hope it also serves to help us attract young people interested in this field around the world. So without any further ado, I hand it back to you, Bruno, and sorry if I was too long. Thank you, Barbara, for laying the scene for this discussion and conversation, una conversazione che porteremo avanti, e lascio venire il collaboratore, ti puoi venire, some problem, porteremo avanti con tre ospiti. Prima di tutto la direttrice della collezione Peggy Guggenheim qui a Venezia, Carol Weil, prego. Poi un collezionista d'arte contemporanea, Giorgio Fasoli. E naturalmente l'autrice del libro Isabella Villafranca, Soissons. Isabella, ne ho fatto riferimento un po' all'inizio con una battuta che immagino lei abbia sentito 100 volte o 1000 volte, ma come è contemporanea l'arte e già bisogna restaurarla, è nuova e ha bisogno di restauro. È già acceso, sì. Sì, l'arte contemporanea ha bisogno di essere restaurata, direi, da subito, soprattutto manutenuta, perché è un tipo di arte che non può denunciare o difficilmente è tollerato dal mercato un restauro riconoscibile. Se per le istituzioni è una prassi comune e sono dei protocolli ormai consolidati nel tempo per occuparsi di business plan e seguirli, per i collezionisti di arte contemporanea invece direi che è un'attitudine del tutto soggettiva. Ci spieghi un po' qual è la specificità del restauro d'arte contemporanea, cioè quella differenza fra restaurare l'arte classica, antica, tradizionale e quella più recente? Beh, l'arte contemporanea è una serie fatta con tutto e di più, con materiali non pensati per durare, vengono utilizzate delle tecniche che vengono mutuate magari da altri campi e da altri ambiti. Se per il restauro dell'antico ci sono dei protocolli che sono utilizzati da centinaia di anni, forse cambiano solamente i materiali di intervento, per quello che è il restauro dell'arte contemporanea in realtà ogni volta viene messo a punto un progetto completamente diverso e completamente specifico. Adesso il libro copre uno spazio immenso, quindi noi prenderemo soltanto qualche ciliegina qua e là. Ma al di là della questione dei diversi materiali, eccetera, della questione dei linguaggi, c'è anche la questione della durata intesa o prevista dell'opera, no? C'è l'artista che crea un'opera che non è veramente fatta per durare, e poi voi vi trovate quest'opera lì sul tavolo da certo mettere a posto. Beh, intanto a me piace utilizzare il
termine conservatore invece che restauratore, nell'accezione anglosassone del termine, perché a volte si tratta proprio di non restaurare proprio l'opera, ma semplicemente di accompagnarla il più lentamente possibile alla morte, perché ci sono... Rallentarne il degrado. Ci sono due anime da cercare di far convivere e mi piace definire il conservatore come un mediatore in realtà, perché deve cercare di rispettare la volontà dell'artista contemporaneo, che è quasi sempre vivente e presente, e mettere d'accordo il collezionista, che invece non ha nessunissima voglia di vedere il suo pezzo implodere e autodistruggersi. Quindi il compito del conservatore è quello di non andare contro, ma secondare assolutamente lo statement dell'artista, cercando però di accompagnare l'opera il più lentamente possibile, un'opera effimera, per esempio, alla sua sparizione. Poi parleremo ancora di questo, perché voglio un paio di storie su questa questione. Chi restaura l'arte contemporanea? Cioè, il restauratore nell'immaginario della persona normale, che non è un collezionista né un curatore, è qualcuno che sta nascosto dietro un'impalcatura per mesi a restaurare un affresco, oppure stare per settimane davanti a un cavalletto con una tela sopra, pulendo ogni centimetro quadrato con cura e ricostruendo colori, eccetera. Chi è il restauratore d'arte contemporanea? Che profilo ha? Beh, intanto è bene distinguere, ci sono due tipi di restauratori, quindi un restauratore che è un tecnico del restauro e un restauratore invece laureato che è abilitato all'esercizio nei confronti delle istituzioni pubbliche. E in Italia abbiamo delle scuole, delle ottime scuole, che però non hanno una specificità sul contemporaneo, cioè è una materia che viene insegnata come tante altre. Per quanto riguarda i paesi di lingua anglosassone o i paesi nord europei, invece sono due corsi di studi completamente diversi. E a me piace fare il paragone tra gli istituti, penso a un liceo classico italiano, e penso invece a una scuola anglosassone dove tu scegli sei materie e sono quelle sulle quali tu ti prepari. Ecco, però uno che studia e si laurea e è riconosciuto come restauratore, poi si trova davanti a un'opera che in qualche modo è sperimentale, che non è mai stata restaurata prima. Quindi se l'opera è sperimentale, diventa sperimentale anche la conservazione e il restauro, cioè uno deve mettersi a fare della ricerca specifica per affrontare la problematica specifica di quest'opera. Assolutamente. Quindi c'è un po' di... si mescola l'arte e scienza. Sì, sì. Beh, intanto chi si occupa di restauro deve dare una serie di esami di chimica, di fisica, di illuminotecnica, di scienza dei materiali, quindi ha già un'ottima conoscenza, un'ottima base per poter affrontare un intervento di restauro. In più, se pensate, il MoMA ha 3.000 pezzi della sua collezione che non possono più essere esposti, non perché non li sappiano restaurare, perché sono bravissimi, ma non sono più restaurabili. E quindi ogni volta che ci si approccia a un intervento di arte, su un pezzo di arte contemporanea, si parte da una ricerca e uno studio dei materiali e ogni volta cambiano. Perché comunque a parità di materiale ci possono essere molte più variabili. Penso alle plastiche. Nelle plastiche possiamo avere fino al 50% di additivi, che chiaramente dire poliuretano espanso o dire poliuretano espanso di una casa o di un'altra porta a una differenza incredibile. È stato calcolato sempre dal MoMA in questo studio che ha fatto che per quanto riguarda il restauro dell'arte antica il 10% è lo studio e l'analisi, le indagini e il 90% è l'applicazione di quello che si è messo a punto come progetto di intervento. Diametralmente opposto è ciò che avviene per l'arte contemporanea, lo studio, l'analisi, le indagini chimiche, fisiche, i test, le riproduzioni, eccetera, possono arrivare fino al 90% del tempo che viene impiegato e il 10% solo poi la messa a punto dell'intervento. Visto che la citate, cos'è un'opera non restaurabile? Meglio un esempio, perché non è un'opera distrutta, visto che il MoMA le tiene, ma perché non è restaurabile? Beh, per esempio non è restaurabile un'opera... parlo di nuovo di plastiche perché sono un po' la mia mania.
Le plastiche vanno incontro a un deperimento sia fisico che chimico. Quando inizia il deperimento chimico, deperimento che inizia molto lento e poi pian piano sale con una curva logaritmica che tende all'infinito. Quindi a un certo punto ci sfugge di mano quello che è la possibilità di mantenere l'opera, e quando inizia il deperimento chimico nelle plastiche non c'è più nulla da fare. Poi torniamo su alcuni punti. Carol, you worked for 20 years at the Guggenheim in New York before coming to Venice, a couple of years ago, if I remember correctly. And the collection here, the Pei Guggenheim collection, is mostly made of artworks from the first half of last century. And that was kind of the moment of passage between the use of traditional materials and traditional approaches and the new materials coming that were influencing and being applied to art. Plastics, of course, but different kinds of polymers and other modern materials. Tell us a little bit about the overall conservation policy or approach of the collection, since you are in this kind of middle space between the traditional and the new. Yes, well, that's true. The Peggy Guggenheim collection is essentially composed of paintings, sculpture, and works on paper. And the sculpture are mostly bronzes, but we also have some reliefs and a few panels, wood sculptures, but otherwise we don't have any plastics, unfortunately, or fortunately. Uh-huh. Depends on the state of the plastics, of course. But I have a nice story about some plastics at MoMA. Maybe we can talk about that later if there's time. But anyway, we take conservation, of course, very, very seriously, and especially since, when Peggy Guggenheim died, which was nearly 40 years ago, there was really a strong determination to focus energies on conservation of the works. Because during Peggy's lifetime, a lot of the works hadn't always been as carefully looked after as maybe they could have, for various reasons. For many years, Peggy exhibited many of the paintings unglazed, often without any frames. So obviously that meant that a lot of paintings got very dirty and had to be taken care of. So whole planning was set up with the first conservators and with my predecessor in order to establish a very serious conservation plan. Conservation is taken very seriously by the Guggenheim, as it is by so many institutions, and I believe very strongly in conservation. And I think that putting on exhibitions and working with the conservators, so conservators and curators need to work very, very closely together. We need to take care of our collection here in Venice because the quality, as you know, is extraordinary. And so conservation also has to be extraordinary in many different ways. But you are indeed the most visited art gallery in Venice. And Venice is not an easy city. One after Palazzo Ducale. Oh, okay. I don't want to But that is true. So we have to be particularly careful and make sure that the works, of course, are in good condition. And there's always work to do, nonetheless. Yeah. Isabella would I'm sure, agree. And our conservator, who will be speaking tomorrow, I'm sure would have something to say about that. But as well. Indeed, you have an in-house conservator who has been, I know, for example, has been working recently on two Jackson Pollock paintings. Yes. Yes. Using very modern techniques, like using synthetic polymers, basically, to yes. extract dirt and dust from yes. mm-hmm. from the paintings. And mm-hmm. so it, having an in-house specialist of the highest level mm-hmm. clearly means we are really engaged in this. Absolutely, and I think it's really crucial, and we're very lucky to have the person who does work with us. And there's an interesting story, in fact, about one of the Pollock paintings, Alchemy, which is probably, one of Pollock's masterpieces from 1947. A few years ago, we sent it to the Opificio delle Pietre Dure in Florence. And as the Opificio is, of course, a world-renowned institution, which up until then had never worked on 20th century paintings. And so this was quite an exciting moment for the Opificio because there was this 1947 American masterpiece entering their premises. And I think everyone was rather surprised and a little hesitant. Well, how is this going to work out? We're used to working with on works by Leonardo, Michelangelo, and so on. But I wish I'd been there at some point.
this large Pollock painting was placed next to Leonardo Adorazione dei Maggi from the Uffizi. And I think that was a moment in which the Opificio realized that, in fact, Pollock's painting was extraordinarily important, was definitely worthwhile conserving. And it was so a win-win situation for all, I think. As I mentioned before, you worked for a long time in the U.S., and you also have, for personal reasons, have intimate knowledge of this collection. Do you think there's a different attitude between the U.S. and Italy or Europe in terms of when it comes to conservation? Possibly. I like to think that wherever you're from, that every country is interested in conserving its own heritage. I think we all have a responsibility to take care of what is precious and what has been made. And what we're supposed to be caring for. Ultimately, I think it's, yes, it's a bigger responsibility. So. Okay. Giorgio Fasol, lei ha composto la sua collezione negli ultimi 40-45 anni, se ho capito bene, ed una fra le più notevoli d'Italia, e la sua attività da collezionista, specialmente negli ultimi 2-3 decenni, si è focalizzato sui giovani artisti, sui linguaggi espressivi moderni e contemporanei, sugli artisti emergenti. Io ho sentito dire più volte in interviste che ho visto alla televisione o altrove la frase: nella mia collezione spesso la data d'acquisto corrisponde alla data di creazione, quindi veramente il contatto con il giovane artista che sta creando. Può darci magari un'idea così generale della sua collezione, della filosofia che guida le sue scelte quando acquista un'opera? Il motivo dell'acquisto dell'opera per me deve scattare una scintilla, perché per me è come un atto d'amore. Non guardo il nome, sì, è pacifico che c'è tutta una conoscenza alle mie spalle, perché sono un frequentatore assiduo di mostre sia di collezioni private che pubbliche. Se le dico dove sono stato e dove vado questa settimana, lei può immaginare qual è il mio campo di interesse, il mio ritmo di, sì, chiamiamolo di lavoro adesso, sì, perché sono pensionato, pertanto. Ma per me è molto importante la scoperta. E soprattutto è una sfida, la mia, che io vorrei aver vissuto nel 1870, aver preso Van Gogh. Ah, beh. Ma nel 1870 non mi interessa più, io ho preso Cattelan nel 1990, ho preso due opere che sono altamente concettuali, che non hanno bisogno del restauro. Uno è Tino Sigal del 2004, sono stato il primo in Italia, ho visto una mostra, immediatamente ho detto quello è giusto, perché Tino Sigal per me in quel momento ho percepito che è andato oltre Duchamp. Duchamp ha messo l'orientatore nel museo, questo non mette assolutamente niente, mette l'idea. Ho preso un'opera di Mario Garcia Torres che è l'opera inesistente. Questo ci spieghi? Ti spieghi, c'è poco da spiegare. Di Tino Sigal tutti ormai lo conoscono perché d'accordo, ha vinto una biennale a Venezia, certo, due biennali fa. Di Mario Garcia Torres io lo volevo perché avevo visto un'installazione sua che era la proiezione di una diapositiva che lui ha portato nella sua tasca per un anno e dopo la proiettata. Cosa ha proiettato in fondo? Non ha proiettato niente se non qualche cosa di una pellicola come usata, sì, però c'era un anno di storia e questo a me è impressionato. L'ho cercato, è venuto fuori che sono andato in anticipo a un'inaugurazione e c'era proprio l'opera inesistente. Lei andava dentro nella galleria, era annunciato che da una locandina all'ingresso che Mario Garcia Torres presentava quest'opera inesistente. Io, senza l'ho presa. E non vuole dirci cos'è? No, non è cioè, niente. No, cos'è l'idea?
non è assolutamente niente. Meno quindi, male che non tutti collezionano. È ancora, mia amica Isabella, meno male che non tutti collezionano queste cose. Appunto, perché però, non avrebbe poco lavoro. Però, ha capito, però queste cose ti danno un qualche cosa che è pari per me al Van Gogh del 1870. Va bene, che però... Che vediamo il tempo, se mi dà ragione o mi dà torto. D'accordo. No? Solo il tempo... Può dirmi no, sì, è giudice, io dico che il tempo è giudice implacabile. Adesso, fortunatamente lei investe anche in altre opere, così Isabella ogni tanto può lavorare per sì, lei, sì. Con i suoi collaboratori. No, poi... le ho portato un'opera, sa perché Isabella? Perché il terremoto, avevano una venuta nascosta di terremoto, è caduta e lei me l'ha riparata magistralmente. Questo è un'opera di grazie. Un paio d'anni fa. No, salvo errore. 2016. Ecco, che significa che l'età, la data di acquisto corrisponde alla data di creazione, corrisponde quasi alla data di restauro. Quindi siamo veramente a una sovrapposizione. In quel caso lì era un'opera molto più. Sento, ma avendo investito nell'acquisto di un'opera, a parte le opere inesistenti, ma avendo investito nell'acquisto di un'opera, come questa opera, sa dove è stata esposta? Sì. Al palazzo di Siena, da una parte c'era Lorenzetti, dall'altra c'era Simone Martini, capito? D'accordo, ma comunque in generale per la sua collezione, quando lei investe nell'acquisto di un'opera, poi immagino investe in modo conseguente per mantenerla. Che tipo di politica di conservazione ha per la sua collezione? Poi è meglio che non parli con Isabella perché sono piuttosto... Dicevo che le attitudini dei collezionisti sono molto soggettive, ma anche perché... No, ma lei nella sua collezione ha delle opere oggettivamente difficili da conservare, cioè delle opere video, delle installazioni site specific, lampade luminescenza, queste cose. Le opere video ogni 3 anni, no, io le passo su una nuova... Vengono riversate. Appunto, però poi c'è la questione della leggibilità, sì. Cioè i supporti sui quali le opere si trovano, le opere digitali, cambiano l'hardware, il software, non riescono più a leggere, opere di 20 anni fa sono inaccessibili già oggi, quindi lei ha una sistematica ogni 3 anni di trasformarle su un nuovo supporto. E voi fate anche questo? Noi facciamo anche questo, d'accordo. Certo. Poi ci sono le opere che l'autore stesso, fin dall'inizio, decide debbano essere effimere, cioè questa è l'opera che creo, ma tra 6 mesi sarà scomparsa, sarà dissolta, non esisterà. Come guarda queste opere che l'autore crea senza una come dire, senza un'idea di durata? Ma io non mi faccio tanti problemi. Okay. Nessun problema, perché la io, natura segue il proprio corso. Ma le spiego anche perché, certo. ma è una cosa mia personale, nel senso che se io vedo che quella lì, che sia bianco, rosso, verde, che sia scultura, pittura o video, oppure installazione, oppure scatta la scintilla e io la prendo, capito? Cioè non mi pongo tanti problemi della conservazione per questo, per l'altro. Allora non dovrei aver preso video, tanto per dire, perché il video, no, lo sappiamo che è soggetto a un'usura, restando lì si usura matematicamente. Carol, from the point of view of the director of a museum, this kind of discourse, is there a sort of a question of the identity of an artwork? I mean, if a work has been created by the artist not to last, but you have it in your collection, people come to your museum to see it and pay a ticket to see it, is it part of the artwork's identity to let nature just run its course and let the artwork self-destroy, or do you do something else? Is there such an element? Well, thank goodness, Thank goodness I don't run a museum like that. Okay. that's a difficult question to answer, and it's quite an interesting philosophical problem. But that is the problem or issue of so much contemporary art. I mean, how do you show it? How do you preserve it? And if the artist isn't around, it makes it all the more complicated to know how best to conserve it for the future. If it's meant to disappear, maybe one should try and
show it for as long as possible, unless one would rather not and keep it in storage if one can keep it in the best possible way. I think, at least for the time being, I'm very happy to be working at a museum with just traditional paintings and sculptures. I see. But there are interesting episodes in recent history. For example, artists intervening in order not to let their work die by replacing it. There is this famous story of Damien Hirst replacing the shark, sure. right? Mm-hmm. Because some collector bought it for $7 or $8 million, mm-hmm. and then mm-hmm. a few years later it started mm-hmm. degrading, and the artist jumped in and basically took it away, threw it away, and replaced it with a new one. Right. How do you square this kind of attitudes? Well, that's complicated as well. I mean, Damien Hirst does some extraordinary things, and some people might agree with him, and some others might not. Again, I'm happy to be working with a collection of early 20th century art, which doesn't present that kind of problems, but might present other kind of issues. Isabella, yes. Tanto per curiosità, un oggetto artistico come lo squalo di Damien Hirst sarebbe restaurabile? Allora, dobbiamo innanzitutto capire che per quello che riguarda l'arte contemporanea è accettato, anzi codificato, la sostituzione delle parti. E quello che sarebbe impensabile per quello che riguarda l'antico, per il contemporaneo, anzi, è eticamente corretto sostituire delle parti purché ancora in produzione. Faccio un esempio. Sì. Un'opera luminosa, si bruciano le lampadine, le posso sostituire. Benissimo. Grosso problema è stato non avere più le lampadine incandescenza. Quindi abbiamo chiesto al Ministero di poter avere una produzione di lampadine ad incandescenza, perché sennò illuminate a LED l'opera perde significato. Un altro esempio che secondo me è molto calzante. Gli squali sono ancora in produzione, possiamo sostituirli. Sono per pescarne uno, certo. Ecco, poi sono protetti, però. Sono squali australiani, Sì, sì. Rigorosamente australiani. Sostituzione delle parti. Manzoni, a parità di materiale, due palloncini. Allora, uno si chiama Fiato d'artista e l'avrete tutti in mente, l'opera in cui ormai noi vediamo dei palloncini che rimangono spiaccicati, appiccicati alla loro base. È restaurabile? No, non è sostituibile, perché il pezzo d'arte è il fiato dell'artista, quindi è un memento mori, è una performance non ripetibile, perché mai più avremo il fiato di Manzoni. Parità di oggetto, medesimo palloncino di Manzoni, corpo d'aria sostituibile, perché non c'è il fiato dell'artista, è esclusivamente un palloncino appoggiato su un treppiede. Ci sono artisti che si oppongono al restauro delle loro opere dicendo: io non l'ho fatta per durare, l'ho fatta perché se la porti via l'umidità. Come no? Esattamente il caso che citavo prima, per cui il conservatore diventa un po' un mediatore tra il proprietario dell'opera d'arte, che pagata, certo vuole cercare di mantenere certo. la sua opera il più possibile, e invece l'artista che vuole assolutamente, ha prodotto un'opera che aveva in nuce la volontà di implodere, quindi un'opera effimera, e vuole che raggiunga la sparizione. Adesso, parlando di materiali nuovi, con i quali è fatta l'arte contemporanea, volevo mostrare la copertina del libro, questa. Perché questa immagine? È una opera di Parreno, salvo errore. È un'opera che io amo molto. Allora, raccontacela e spiegaci perché l'hai messa in copertina. Allora, questa copertina, secondo me è un'opera elegantissima, mi piace moltissimo e molto significativa. Questi sono i fumetti, si chiama Speech Bubbles. Un'opera di Parreno, che vengono gonfiate all'interno delle stanze dove questa installazione viene montata, e con il tempo, come tutti i palloncini dei bambini, cadono a terra. Quindi le parole che perdono consistenza. Trovo bellissimo. La pubblicazione di questa fotografia ha richiesto 6 diverse approvazioni. Quindi abbiamo dovuto avere la cortesi del fotografo, del museo di Rivoli dove era stata esposta, del proprietario Enea Righi, che è un grande collezionista,
di chi l'aveva prodotto, e non lo so, è stato comunque di Parreno stesso. Parreno è stato veramente complicato. Ecco, già solo riprodurre l'arte contemporanea è complicato. D'accordo. Per arrivare alla chiusura della discussione sul libro, poi passiamo a parlare qualche minuto della sala qui a Hofhaber. Ci racconti un paio di aneddoti di restauri quasi impossibili, ma che siete riusciti a fare? Quasi impossibile. Mi viene in mente un restauro di un'opera che viene considerata la prima installazione in Italia del 69, un'opera molto bella, che era realizzata in carta, in papier mâché, in carta... Carta pesta. Sì. Carta pesta, sì. Carta pesta, grazie. Era di Fontana. Era la prima installazione che Fontana aveva montato nella Galleria dei Navigli ed viene considerata un pochino la prima installazione italiana. Forse chi di voi ha visto l'exhibition che è stata fatta l'anno scorso su Fontana, era il primo ambiente nero nel quale si entrava, un ambiente illuminato esclusivamente con lampade UV, quindi lampade che riflettono il colore in modo particolare. Quindi si entrava in questa stanza dove c'era questa opera appesa la volontà era che il visitatore avesse questo senso di spaesamento e non si rendesse più bene conto dove si trovava. Quindi il restauro è stato fatto su un'opera sostanzialmente effimera, perché era un apparato effimero, non pensato per durare, quindi venivano distrutti dopo queste exhibition che si tenevano, e la difficoltà è stata rendere solidale una cartapesta della lunghezza di 3,5 metri, che era rotta in più parti, e soprattutto lavorare con dei colori fluorescenti che non denunciassero l'intervento al momento in cui si osservava la lampada agli ultravioletti, perché altrimenti sarebbe stato perso l'idea del visitatore, si sarebbe concentrato sull'intervento di restauro che veniva denunciato. Questo vuol dire 2 settimane di lavoro o 2 mesi? Mesi, d'accordo. No, chiudiamo qui le discussioni sul libro, poi ve ne daremo una copia, quindi potete leggerlo, e contiene molti contributi di artisti, collezionisti, curatori di musei pubblici, privati, eccetera. Ma vorrei parlare un attimo anche della sala restauro e conservazione qui a Hofhaber, che è stata creata da Isabella, dove lavorano i suoi collaboratori. La prima cosa che si vede quando si entra è questa, che tutti hanno imparato a chiamare il piedone, ma in realtà non si chiama piedone, puoi descrivercelo. Si chiama Up 7, è un'opera iconica di design di Gaetano Pesce, architetto e designer italiano che vive a New York, che tra l'altro ci ha rilasciato un'intervista molto interessante proprio in occasione del restauro. È in poliuretano espanso, il poliuretano espanso è un materiale che va incontro a un degrado velocissimo. E in questo caso, per rendere questa schiuma, all'interno del poliuretano vengono immessi dei gas. Questi gas nel tempo sono stati rilasciati e hanno fatto sì che la pelle del piedone si crettasse e proprio scoppiasse sotto questi gas, sotto l'azione di questi gas che cercavano di liberarsi. E anche una poltrona. È una poltrona, certo, un'opera di design. Non soltanto un oggetto d'arte. Assolutamente, però complice un mercato assolutamente interessato al design, questi pezzi raggiungono delle cifre tali che raramente vengono utilizzati come poltrona. Nessuno si siede sopra. Mm. Carol, when you see an object like this and the restorer at work, what kind of thoughts cross your mind? With the microphone. Sorry, what was your... When you see a picture like this, it's not the kind of art in your museum, but you see the restorer at work, working on a big, complicated piece, what kind of thoughts in your mind as a director of a museum and an art specialist? Well, I think it's terrific that and important that
there are young restorers working on contemporary art and contemporary design objects. I think it's really important. And earlier, I think you were saying with new works, contemporary works, why should they be restored or how often should they be restored? But I think the sooner we can start addressing any potential problems with contemporary works, the better. So I'm very impressed that this is happening, and I think this is exactly what should be happening. And I think it's terrific to see also young conservators and restorers who are interested in addressing problems with the art of their time. Mm-hmm. Giorgio Fasol, questa non è un'opera inesistente. Come reagisce? Questa non è un'opera inesistente. Come reagisce quando vede questa foto? Non l'ho vista per quanto. Non l'ha vista, va bene, però è lì sulla fotografia. Non fa nulla, non fa nulla. C'è un altro oggetto nella sala che sembra in apparenza più classico. Se uno non sa cos'è, si dice è un oggetto antico, che è questo. E invece è abbastanza contemporaneo. Sì, è un'opera proprietà della Fondation Cartier di Parigi, di Marc Couturier. È una console dorata, un already made, quindi un oggetto già pronto, che viene installato al centro di una sala con un'ala dorata che flotta al di sopra. E Marc Couturier, come è prassi quando ci si approccia a un intervento di restauro su un pezzo contemporaneo, è venuto per condividere con noi l'intervento di restauro, è stato qui a Venezia 3 giorni e abbiamo messo a punto l'intervento e ci ha chiesto di ridorare completamente la console, che era stata realizzata con questo che in gergo viene definito orone, ridorarla per dargli una dignità di materiale e quindi di significato con oro 18 carati. Tecnicamente questo è un restauro non così complicato come quello di prima? Beh, insomma, dorare è molto difficile, però è un tipo di restauro tradizionale. Quindi c'è un protocollo stabilito, eccetera, sì, eccetera. Esattamente. D'accordo. E poi in fondo alla sala c'è l'antico antico, cioè ci sono due dipinti di Veronese del 1500. Delle gallerie dell'Accademia. Sì, i profeti Ezechiele e Isaia. Qui parliamo veramente di restauro classico, canonico. Mi passate una battuta? Assolutamente, anche due. Un gioco da ragazzi. D'accordo. No, ma è chiaro, protocolli consolidati, parametri conosciuti, materiali conosciuti, eccetera, eccetera. Sì. Va bene, io voglio lasciare qualche minuto comunque per le vostre domande, se ne avete, a uno dei nostri 3 invitati. Abbiamo un microfono in sala, quindi se avete una domanda in italiano o in inglese, la signora qui al centro, alzi la mano così può vederla. Prego. Buongiorno, complimenti per la conferenza. La mia il principale dubbio che ho sulla conservazione di arte contemporanea, che confesso sto imparando in questo evento, è che fa tutta la differenza il fatto dell'artista molte volte vivo. Si può intervenire nel lavoro di restauro. Molte volte è in favore dei restauratori, come ho visto che ha venduto una opera su un ufficio pubblico e la pittura è una pittura e la pittura è totalmente distrutta, lui è entrato con azione inclusive in giustizia perché l'ufficio ha restaurato le opere. Allora, il principale dubbio, che io sono economista, gestore culturale e una delle cose che ho imparato qua nel master è una teoria dal punto di vista economico sulla restaurazione qui. Vale la pena restaurare se un'opera o una casa quando il costo del restauro è di meno che il costo di conservazione. Ma questo è un dubbio che ho sull'arte, non sto parlando solo di arte, di casa, delle cose contemporanee, perché l'artista è vivo, si può chiamare l'artista per fare altro. Nonostante si dica che è una cosa unica, no, ma non sto parlando delle grandi opere vincolate. Sto parlando della opera media, di una casa media. Per rendere, l'architetto può essere vivo. Per rendere la cosa più semplice, dividiamolo in 2 domande. Il fatto che molto spesso gli artisti sui quali voi lavorate sono vivi, cambia le cose per rapporto al lavoro sull'opera di un artista che non c'è più? Assolutamente sì, perché è facoltà di un artista di sconoscere un'opera
che non ritiene adeguatamente conservata o adeguatamente restaurata. È successo anche in caso di musei e di istituzioni, che l'artista disconoscesse un'opera che non riteneva adeguatamente restaurata. Poi l'altra metà della domanda, che interpreto, non è esattamente quello che ha chiesto la signora, sono sicuro, può capitare che l'opera fondamentalmente comperata al momento della creazione costi meno della conservazione del restauro, e quindi se l'artista è vivo perché non andiamo a comprarci un'altra, insomma. Ma può capitare che c'è questo divario? Può capitare, sicuramente può capitare. Sì, certo, comprarne un'altra, non la stessa opera. Assolutamente. Altre domande? Non è la stessa cosa, no? Certo, certamente, non è la stessa cosa. Certamente. Altre domande? La signora qui, aspetti il microfono. Qui davanti, in terza fila. No, aspetti il microfono, se no non la sentiamo, signora. Prego. Cosa si può fare con l'ossidazione del colore? Un colore ossidato molto raramente può essere, l'ossidazione è una variazione chimica, quindi è irreversibile? A volte è irreversibile, ci sono dei colori che permettono di essere riportati al colore originale, dipende dalla natura del colore. Acrilico. E soprattutto dell'elegante. Acrilico. Acrilico in genere è quasi irreversibile l'acrilico. Qualcun altro? Non è il caso. Sì, la signora qui. Il microfono arriva alla sua sinistra. È una domanda per la signora Villafranca. Non so se sono ottimista, ma mi sembra che ci sia nei conservatori del contemporaneo una maggiore condivisione delle esperienze rispetto ai conservatori dell'antico. E volevo avere una sua impressione, se si può, adesso che ci sono piattaforme nuove, magari ancora di più migliorare la condivisione delle esperienze, dei dati che magari emergono da un restauro, del protocollo seguito, magari appunto avendo anche avuto la fortuna di lavorare durante il restauro con l'artista vivente. Dunque, la condivisione esistono degli enti come per esempio ICROM o IGC, che sono degli enti internazionali che contribuiscono alla condivisione dei risultati di restauro e promuovono anche dei protocolli e delle ricerche. È stato per esempio uno di questi progetti molto interessante, è il Pop Art Project, che è stato fondamentale proprio per il riconoscimento del degrado delle materie sintetiche. Se c'è ancora un'ultima domanda, altrimenti ne pongo una io per chiudere a Isabella. Prima le ho chiesto di raccontarci un aneddoto di un restauro complicato, difficile, forse impossibile, ma che avete fatto e siete riusciti a fare. Ce n'è uno che non siete riusciti a fare, avete provato e riprovato e non ce l'avete fatta. Guardo il presidente di Open Care perché so che non condividerà il mio intervento. Quindi sarete responsabili del mio licenziamento. Va benissimo, in diretta. Andiamo indietro negli anni, a un'opera di Loris Cecchini, che è un artista che io amo molto sia come persona sia come artista, che in quel periodo, alla fine degli anni 90, faceva una ricerca stampando oggetti di uso comune con una gomma uretanica. Questo oggetto che è arrivato in laboratorio era un bidoncino in gomma uretanica che iniziava a diventare appiccicoso e ad afflosciarsi. Contattato l'artista, Loris Cecchini giustamente mi ha detto: ma io l'ho fatto apposta, sono oggetti di uso comune che nel tempo desidero prendano l'aspetto di oggetti utilizzati, quindi se si affloscia ne sono ben contento. E gli ho detto: sì, certo, però oltre a afflosciarsi e diventare appiccicoso, il tuo bidoncino sta iniziando a colare. Lo dici tu al collezionista che possiede 3 pezzi tuoi in collezione. Allora abbiamo iniziato una triangolazione con la galleria continua, che è la galleria di riferimento dell'artista,
Loris Cecchini, il collezionista, eccetera, e purtroppo il restauro di quest'opera non è stato assolutamente possibile perché è insorto, come dicevo prima, l'interruzione dei legami chimici all'interno delle catene polimeriche. Quindi non è stato possibile ripristinarlo. Questo oggetto giace nel mio laboratorio come una pozza tipo slime e che, se volete venirlo a vedere... A memento delle cose impossibili. È un memento mori. D'accordo. Isabella, Giorgio, Carol e Barbara, grazie mille per questa bella visita. Grazie a voi.